Racing Ducati Superbike Team, 27enni gallese Charles Davis e il 25enni di Roma Davide Giuliano. Aruba Ducati insieme nel mondiale Superbike, un accordo che non riguarda solo la sponsorizzazione del team. No, è qualcosa di più, perché come accennato durante la presentazione, la nostra idea iniziale era quella di fare un team privato, quindi completamente per conto nostro, e poi lavorando insieme a Ducati, che invece di limitarci alla fornitura delle moto, abbiamo capito che forse il risultato migliore lo potevamo ottenere unendo gli sforzi e quindi lavorando su un unico team ufficiale che rappresentasse entrambe le nostre realtà nel campionato. Tra l'altro è un accordo particolare, no, comunque che guarda anche al futuro, perché non si tratta solo di una stagione quella che Aruba passerà al fianco di Ducati. No, faremo almeno 3 anni, era l'orizzonte temporale minimo per dare un senso a qualunque collaborazione, ma noi contiamo di andare anche molto, molto oltre. L'obiettivo qual è? La vittoria, questo è, ovviamente è quello che ci chiedono i tifosi, gli appassionati, è quello che vorremmo raggiungere noi stessi, è quello che compete Ducati, è l'unico obiettivo possibile. È stata non soltanto una scelta di passione, ma anche molto razionale a livello di marketing, perché volevamo, soprattutto presentandoci all'estero, comunicare in maniera forte la nostra presenza, le nostre intenzioni, e il modo migliore per farlo non era possibile trovarlo, perché l'associazione con un brand amato, rispettato del Made in Italy nel mondo come Ducati era il punto di partenza ideale da cui partire. Ci siamo trovati, non è stato soltanto un accordo di tipo economico commerciale, abbiamo condiviso dei valori, ci siamo piaciuti, è scattata una chimica che ha consentito di fare un'operazione che non è usuale vedere sul mercato. Normalmente i ruoli sono ben distinti e diversi fra chi viene classificato come sponsor e il costruttore. Questa è venuta una cosa un po' particolare, un po' diversa. Speriamo che funzioni.